Che cos'è un'immagine? Esiste un rapporto tra un'immagine e l'altra? Esiste un linguaggio che le determina? Partire dal linguaggio più frequentato dai giovani permette anche una maggiore penetrazione in quello che è il mondo che loro sono abituati a vivere quotidianamente. Partire dalle immagini per decodificarle per capire poi la realtà che ci circonda. Attraverso una brevissima ma importante panoramica di quella che è la storia del cinema e del linguaggio audiovisivo, tratteremo poi quelli che sono gli aspetti linguistici più importanti, a partire da quella che è l'unità minima del linguaggio audiovisivo, l'inquadratura. Che cos'è un'inquadratura, che cosa significa inquadrare, che cosa significa la scelta che poi è alla base dell'inquadratura. Poi si passerà all'unità successiva, l'unità del montaggio, cioè il rapporto tra un'inquadratura e l'altra. Un rapporto che poi determina anche aspetti di senso e le reazioni da parte di chi ne fruisce, per capire come utilizzare gli aspetti linguistici nella nuova didattica, nel nuovo modo di utilizzare gli strumenti audiovisivi nell'ambito pedagogico e didattico.